Era dai tempi, secondo me, di Inside Man, quindi correva l'anno 2006, che Spike Lee non ci concedeva e regalava un film commerciale e godibile come Black Hans Man. Per quanto si possa definire commerciale un titolo che va bene a attori di grido al suo interno come Adam Driver, va bene, è godibile, è un po' un buddy cop movie con questa strana e bizzarra storia di infiltrazione di un agente nero afroamericano all'interno del Ku Klux Klan, però è comunque un film in cui chiaramente c'è un forte influsso carismatico di chi l'ha scritto, diretto e prodotto. Sembra veramente un parto della mente di Spike Lee e invece è un regalo dell'America razzista di fine anni 70 a questo regista, che veramente gli mette tra le mani una storia perfetta per il suo tipo di cinema, il suo tipo di espressività, un materiale di partenza talmente incredibile e talmente vero che si presta a diventare il film brillante che è. La storia è quella personale di Ron, interpretato da John David Washington, che a suo modo è già un pioniere, infatti è il primo uomo afroamericano a entrare in forze nella stazione di polizia di Colorado Springs. E qui, se avete più o meno la mia età, vi partirà in testa la sigla della Signora del West. Si trova in questa posizione mediale a riflettere su entrambe le comunità, su entrambi i mondi, con uno sguardo critico da afroamericano sui poliziotti bianchi, che non sono solo razzisti nudi puri tipo Stati Uniti del Sud, vagamente minacciosi e che si sentono superiori alla razza ariana. Ci sono anche i classici poliziotti dotati delle migliori intenzioni, dei modi molto spicci, ma che dicono cose raggelanti, perché siamo proprio in un'epoca in cui, gli anni 70, poi politically correct, questo sconosciuto. Dall'altra parte però assiste con curiosità, ma anche con una certa dose di critica, il che è abbastanza inedito all'interno dei film di Spike Lee, ha i discorsi del Black Power, che da una parte sì tenta di difendere i membri della propria comunità, però dall'altra è sfiduciato circa la possibilità di trovare giustizia e di cambiare la società statunitense al di fuori della sostanzialmente lotta armata o quantomeno un uso giustificato della violenza. Invece l'ideale di Ron è quello di tentare di cambiare le cose dal di dentro ed è per questo che entra nella polizia. Si ritroverà, ahimè, a non avere un ruolo particolarmente attivo, almeno all'inizio, e verrà poi parcheggiato successivamente nella sezione intelligence, che è un nome molto altisonante per dire consumiamo un litro di caffè e facciamo parole crociate scaldando le sedie. Lui, alla ricerca di queste fantomatiche minacce per la comunità, sfogliando un giornale, rimane allibito perché trova un annuncio del Ku Klux Klan. E quindi, un po' sorpreso, un po' deciso a non scaldare la sedia e basta, chiama il Ku Klux Klan, si fa passare per un ariano razzista stanco di questi sporchi neri, lui dice ben di peggio ovviamente, che mettono le mani sulle nostre donne e mettono in pericolo l'America bianca, e da qui comincia il suo tentativo di infiltrarsi nel Ku Klux Klan. Ovviamente lui non si può presentare di persona e quindi verrà impersonato nelle riunioni dal vivo da Adam Driver, che interpreta l'agente Flip, e quindi da qui l'inizio di questo film che ha una sua ironia ovviamente amara, forse un po' troppo definirlo un buddy cop movie, però sicuramente sa essere ironico, quantomeno quando parla dell'allora gran maestro del Ku Klux Klan David Duke, poi purtroppo anche in grado di fare una carriera politica. E parte questa missione tanto incredibile quanto vera, infiltrarsi nel Ku Klux Klan e tentare di capire se ci siano effettivamente delle armi e se costituiscano, al di là del fatto di quello che è il gruppo di persone che gira incappucciata inneggiando la purezza della razza ariana negli Stati Uniti, se ci sia una vera e concreta minaccia. E forse il discorso più bello che fa il film è quello incentrato sul personaggio di Flip, che è questo agente bianco che ha origini ebree, ma non è praticante e non ha mai riflettuto sul suo essere ebreo.
Per lui teoricamente, non essendo credente, non dovrebbe essere un problema mentire, dire non sono ebreo. Si ritrova per esempio a dire cose farneticanti sull'olocausto per evitare che un membro un po' sospettoso del Ku Klux Klan gli spari in testa. Eppure, a furia di dover negare il suo essere ebreo, lui si pone delle profonde domande sulla sua identità e si chiede se non abbia sottovalutato questa discendenza ebraica che lui di fatto non utilizza né a fini religiosi né pratici, in cui non si identifica, ma che di fronte a questa sua continua necessità per salvarsi la pelle di negare, capisce quanto faccia parte del suo essere. Quindi, facendo questo parallelo di due comunità messe in difficoltà dall'azione del Ku Klux Klan, ma poi ci sono anche ovviamente riferimenti sessisti, riferimenti omofobi, Spike Lee allarga un po' il campo d'azione, fa respirare di più il film, pur essendo orgogliosamente nero, sia nella coolness dei protagonisti, sia in alcuni discorsi che si fanno, e il film risulta incredibilmente più godibile. Poi va da sé, è molto aiutato dal clima politico attuale alla Casa Bianca, che è talmente surreale che non c'è nemmeno bisogno di forzare la mano e di fare delle velate frecciatine, perché lo spettatore è già portato nei discorsi degli anni 70 a traslarli in quello che sta succedendo in questo periodo storico. Poi, verso il finale, diciamo che si fa prendere un po' la mano, perde l'equilibrio e il discorso politico diventa più intenso e totalizzante. Però ci sta, è un gran bel film, ha una storia strepitosa, funziona bene ed è anche divertente, non annoia, non risulta pesante. Sì, ovviamente vedere le croci bruciare con la gente vestita da Ku Klux Klan è drammatico, però in un certo qual modo, pur rimanendo all'interno della realtà e suggerendo una lettura che dice guardate quanto poco ci vuole a tirar fuori la vera faccia del Ku Klux Klan, in un periodo in cui era considerato che si stavano ripulendo, sì, hanno delle affermazioni un po' forti, ma di fondo dicono la verità. Non vi risuona nulla degli avvenimenti recenti anche in Italia? Ecco, il film fa vedere quanto una semplice investigazione fatta con il minimo delle risorse tiri fuori la vera natura malamente nascosta, proprio bisogna non voler guardare per vederla. Il punto è proprio quello. L'epilogo ci racconta questa cosa malissima, che si era lì lì, per cominciare a intravedere quanto le radici di questo discorso razzista che parte dalla schiavitù e arriva ininterrotto oggi siano profonde, siano entrate all'interno degli strati della società che hanno il potere, lo strato politico, lo strato militare, lo strato sociale. Il punto è che questo stesso strato protegge la terra in cui sono mischiate queste radici razziste, per non far vedere quanto arrivino a fondo. Tornando però alla polemica sulla Palma d'Oro e sul fatto che la stampa americana tirava sul mulino chiedendo appunto una palma a un film che era più innovativo e coraggioso. Personalmente mi sono piaciuti entrambi, però Hirokazu Koreeda tira fuori un film all'interno della filmografia che veramente pone un punto nuovo all'interno del suo viaggio e che ha un equilibrio unico. È veramente difficile trovare un difetto. Spike Lee tira fuori un film a livello dei suoi film più famosi del decennio scorso, La 25esima ora, Inside Man, ma non tira fuori né un film che lo porta a un punto nuovo della sua carriera, né un film che dica qualcosa di nuovo all'interno della cinematografia americana, perché Trump, più che essere una novità da inserire, è un dato di fatto ormai per un regista che parli di politica di un tempo e attuale, e quindi io credo che la decisione della Palma d'Oro sia stata tutto sommato giusta. Però Black Clansman rimane un film da vedere in un weekend in cui esce veramente di tutto, e quindi il mio consiglio è andate a vedere i film di Spike Lee, ma se siete curiosi riguardo gli altri film della settimana ve li recensirò pian piano, stavolta sul blog. Trovate già la recensione di L'albero dei frutti selvatici, sì, The Wild Pear Tree del regista di Winterslip. Sul blog pian piano arriveranno anche tutti gli altri, però quello di Spike Lee è indubbiamente migliore. Questo è tutto quello che avevo da dirvi su Black Clansman. Ci troviamo presto per altri film, da altri festival e altri romanzi.